La situazione è la seguente: la Regione Calabria stila il bando per conservare, ripristinare e tutelare gli habitat della rete Natura 2000, dei quali fanno parte anche i siti di interesse comunitario, ma i beneficiari dei fondi possono essere solo soggetti che gestiscono i siti Natura 2000, consorzi di bonifica e associazioni ambientaliste. Insomma, nulla per i comuni. Un'esclusione che ha subito fatto andare su tutte le furie il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò. Siamo nel grottesco. Il comune che rappresenta l'intera comunità, nonché proprietario dell'isola di Dino, non può richiedere il finanziamento per la bonifica del sito. Di contro, un'associazione ambientalistica che non so quanti iscritti ha, può richiedere il finanziamento. Dovrebbero sapere alla Regione Calabria che tutte le problematiche, incendi, atti di vandalismo e quanto altro accade su questi luoghi, rimangono purtroppo in capo al sindaco e all'amministrazione. Siamo certi che questo non è un modo cui l'amministrazione regionale vuole sostenere e finanziare associazioni amiche, ma dall'altro canto siamo ancora più certi che si tratta di un grave danno alle amministrazioni comunali. Pertanto chiediamo la revoca del bando e la demissione dell'assessore competente, in particolare l'assessore Rizzo. Per le discrezionali scelte formulate, abbiate anche il buon gusto di non venirci a dire che non abbiamo capito o quant'altro, perché riteniamo di essere estremamente edotti sulla materia. Se non viene ritirato il bando, difenderò il mio comune in tutte le sedi giudiziarie.